testimonianza di Giancarlo Caselli. Egli dice: «La giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti di mafia che Libera celebra il 21 marzo, quest'anno è stato il 28esimo, richiama alla mia mente il pacco di pasta e la bottiglia di olio che ho con me quando entro in una scuola. Sempre noto lo sguardo un po' sorpreso, soprattutto dei ragazzi più giovani, che si chiedono come mai un signore venuto a parlare di mafia e antimafia si porti dietro proprio quella roba. Quando poi brandisco il pacco di Pasqua proclamando: ragazzi, questa è la legalità, lo stupore diventa marcellata preoccupazione per il mio equilibrio mentale. Ma tutto ciò dura un attimo, il tempo di raccontare una storia che nasce 27 anni fa, il 7 marzo 1996, con l'approvazione della legge numero 109-96, che nell'intestazione dice: disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati, sequestrati alle mafie. Una legge di importanza storica fondamentale per l'antimafia, che si deve principalmente alla tenacia di Don Luigi Ciotti, il fondatore del gruppo Abele prima e di Libera poi, che nel corso del 95 si fece promotore della raccolta di 1 milione di firme per far approvare finalmente una legge per il riutilizzo sociale e istituzionale dei beni mafiosi sequestrati e confiscati. Il modo più efficace per indebolire la mafia è metterle le mani in tasca. Il potere economico è in cima ai pensieri mafiosi. Andare in galera è un male, ma si sopporta. È intollerabile che si toccano i piccioli, perché condannare è meglio che fottire. Detto oggi sembra un'elementare analisi della mentalità mafiosa, eppure fu ignorata per decenni. Il primo a farsene carico fu il siciliano Pio La Torre, sindacalista e parlamentare del PC, autore di un progetto di legge che prevedeva il reato di associazione mafiosa e insieme misure patrimoniali contro le ricchezze accumulate illecitamente. Un pericolo micidiale per la mafia, per i piccioli, ma anche per la configurazione come delitto punibile di per se stesso, indipendentemente dalla commissione di specifici reati. Un grande affronto che Pio La Torre paga con la sua vita, insieme all'autista di scorta Rosario Di Salvo, il 30 aprile 1982. Ma il nostro, seppure il paese dell'antimafia, purtroppo ha una legislazione antimafia che spesso è quella del giorno dopo. Così, per approvare il progetto di Pio La Torre, bisognerà aspettare la morte anche di Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso a Palermo insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all'agente Domenico Russo, che le accompagnava la sera del 3 settembre 1982. Ed è così che l'Italia, soltanto 41 anni fa, dopo 2 secoli di mafia, è bene ricordarlo, si dota di quello strumento che punisce l'associazione di stampo mafioso, senza il quale è come pretendere di affrontare un carro armato a colpi di cerbottana. E quanto ai piccioli, introduce la novità dirompente di invertire l'onere della prova. Il condannato per l'associazione mafiosa deve dimostrare la provenienza lecita dei propri beni, altrimenti scatta automatica la confisca. Gialberto Dalla Chiesa aveva capito che è molto semplice ma molto decisiva gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi caramente pagati dai cittadini, non sono altro che i loro elementari diritti. Assicuriamoli, togliamo questo potere alla mafia, facciamo dei suoi dipendenti i nostri alleati, cioè cerchiamo
di creare nuovi posti di lavoro, perché è la disoccupazione, la povertà che poi spinge a diventare affiliati, a diventare dipendenti della mafia. L'esperienza di Libera ha aiutato moltissimo a capire questo discorso che si sta portando avanti, e Libera ha fatto un ottimo lavoro perché diventasse una presa di coscienza più forte nella società italiana, di riflesso anche nella società politica. E a questo punto, con queste cose confiscate alla mafia, cosa si fa? Le si trasforma in occasione di lavoro, di produzione. Ecco che allora si capisce quel pacco di pasta e quella bottiglia di olio che Giancarlo Caselli si porta appresso e mostra ai ragazzi quando gli va a parlare. Ed è questa la linea che noi invitiamo tutti i politici a portare avanti se vogliamo realmente lavorare per una società nuova ed una società diversa da quella di oggi.